Samuele Cannas, plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università di Pisa, ha ricevuto il Gonfalone d'Argento, la più alta onorificenza del Consiglio regionale della Toscana. E diciamo, il mio obiettivo di carriera è sempre stato l'approccio alle patologie tumorali dell'addome, quindi nello specifico pancreas, fegato e vie biliari. E dopo il mio primo anno di medicina mi resi conto che non avevo le competenze per poter rispondere bene, efficacemente, in profondità a quelle problematiche. Quindi, quasi per gioco, decisi di, molto bene, cosa non so fare? Non so programmare. Bene, non capisco la parte molecolare di queste patologie. Cosa faccio? Bene, provo a dare gli esami che danno gli ingegneri, i biotecnologi molecolari, per comprendere appieno queste conoscenze e usarle a mio favore per trattare quell'ambito che mi interessava. E quindi, come in un circolo virtuoso, dico io, un esame tira l'altro e sono arrivato alla fine dei 6 anni con tutti gli esami dati e pronto appunto a conseguire i titoli di laurea. Ma diciamo, non sono partito all'inizio con devo prendere 6 lauree, no, è stato un percorso in divenire. Cannas ora andrà in America, ma ha promesso di tornare in Italia presto. Io sono contentissimo che è caduto l'obbligo che vietava di iscriversi contemporaneamente a 2 corsi di laurea. Quindi ben venga che i ragazzi possano cucire su misura i percorsi che ritengono più opportuni per il proprio futuro. Cioè, ognuno deve avere un approccio proattivo. Non è importante il numero di lauree o quante se ne prendano, è importante il bagaglio di competenze e di cultura che uno acquisisce, che poi usa per poter rispondere a queste domande così complesse, ma allo stesso tempo così affascinanti. È in partenza per gli Stati Uniti, non sarà mica un altro cervello che fugge. No, allora anche qui la scienza per sua natura è cosmopolita, per cui andare all'estero è un valore aggiunto, cioè uno deve riuscire a vedere il problema sotto diverse prospettive e questo si può fare se si va all'estero. La cosa importante è non tagliare completamente i rapporti col proprio paese, cioè una volta completato il percorso formativo ritornare indietro. La storia di Samuele Cannas è una storia straordinaria, la storia di un ragazzo che oggi partendo dalla sua casa arriva ad essere uno dei protagonisti del mondo che cambia, di come si può migliorare la vita delle persone, andare a curare quelli che sembrano mali ad oggi incurabili. Noi ci affidiamo, ci mettiamo nelle sue mani. Con me oggi Samuele ha preso un impegno. Io questo impegno ce l'ho scritto sul libricino con cui raccolgo tutte le dediche alla fine degli incontri privati e l'impegno è quello di tornare nel nostro paese, di tornare in Toscana, perché dopo una grande esperienza come quella che farà, è importante sempre più che si porti quell'esperienza nei nostri territori. La Toscana è sempre stata terra di cultura, di bellezza, ma è stata anche terra di ingegneri, terra di innovatori, terra di grandi luminari della medicina. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che la Toscana lo sia anche in futuro. Il nostro obiettivo è fare in modo che chi viene nella nostra terra si forma e poi ha la capacità di andare all'estero a prendere dell'altro. Lo riporti sul nostro territorio. È un esempio importante da far conoscere, da promuovere e noi come Consiglio regionale siamo sempre stati sensibili a queste iniziative proprio per far sì, ecco, che i giovani possano essere conosciuti. Questo palazzo continua ad aprirsi all'esterno e si apre anche nel riconoscere le grandezze dei nostri giovani. È bello che il Consiglio regionale riconosca a chi ha merito, talento, grandi qualità da esprimere un riconoscimento che va oltre il riconoscimento in se stesso, si sta investendo su una intelligenza straordinaria, su una persona che sta dimostrando a se stesso e al nostro paese delle qualità incredibili. È bene che possa fare anche esperienze fuori dall'Italia. Il sogno ovviamente è che queste grandi intelligenze possano poi portare nel nostro paese un contributo, soprattutto per la ricerca, per la scienza e per tutto quello che insomma la Toscana ha bisogno. Le nostre psicologhe e dei nostri psicologi che lavorano negli studi privati dicono che c'è stato un aumento di richiesta di prestazione psicologica da tutte le età, ma soprattutto il disagio viene rilevato negli adolescenti. L'Ordine regionale degli psicologi toscani, attraverso un'indagine mirata, ha redatto un report sugli effetti della pandemia sulla popolazione. 2 anni da marzo 2020 a febbraio 2022 che hanno visto salire le richieste da parte dei pazienti del 69% rispetto all'era pre-Covid. Tra le problematiche maggiormente riscontrate troviamo
troviamo sintomatologia ansiosa e depressiva, problemi relazionali e con una percentuale significativa ma molto bassa, intorno al 5%, di fobie sociali e o scolari e situazioni di disturbo del comportamento alimentare. In Toscana la fascia di età che maggiormente ha subito l'influsso negativo della pandemia è quella adolescenziale, che ha fatto crescere le richieste dello specialista addirittura per l'81%, mentre per quanto riguarda gli anziani l'incremento medio è stato del 34%. Prevalentemente quello che abbiamo rilevato anche con la nostra indagine è una diffusione massiccia di ansia, e del resto siamo stati precari, abbiamo usato le mascherine, abbiamo stravolto la nostra vita quotidiana. L'ansia è molto diffusa e l'ansia la possiamo esprimere in diverse maniere. I giovani si possono chiudere a casa, il ritiro sociale, la fobia scolare, ma anche disturbi del comportamento alimentare, anche disturbi del sonno. Insomma, quando non sto bene, tutto il mio apparato psicologico ne risente, quindi anche le mie prestazioni e i miei comportamenti. Quindi vanno aiutati, vanno ascoltati e supportati. Un momento di riflessione importante. Noi come Consiglio regionale, prendendo seriamente il tema, abbiamo avviato la discussione sulla legge sullo psicologo di base, che è la volontà di incominciare velocemente a dare una prima risposta a dei bisogni psicologici che sono esplosi. Noi sappiamo i disturbi alimentari, l'ansia, la depressione sono aumentate un po' in tutte le età, in particolar modo nei giovani, e quindi è necessario intanto strutturare velocemente un servizio. Dopodiché pensiamo che il servizio di psicologia, la presa in carico psicologica, debba essere fatta nelle case di comunità in maniera sistematica su tutto il territorio regionale, nel momento in cui noi andremo a strutturarle sulla base anche degli investimenti offerti dal PNRR. Così Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana. Un tema che ci sta a cuore, dice, sul quale stiamo lavorando. Ma quali sono i tempi tecnici e le dotazioni per questa nuova figura? Siamo in discussione ora in commissione e stiamo superando alcuni profili di legittimità che c'è nella norma. L'assessorato sta fornendo la copertura finanziaria, quindi auspieremo entro la fine dell'anno di avere le prime forme di servizio concreto per i cittadini, quindi la prima implementazione. Ovviamente molto sarà legato alle risorse finanziarie e poi all'attuazione da parte delle aziende, che dovranno istituire l'albo, insomma dovranno fare una serie di passaggi amministrativi che portino poi a avere il cittadino la disponibilità del servizio. Chiederemo sicuramente di lavorare per un'Europa sia sempre più nostra e che abbatta anche le barriere nazionali. In questo senso sicuramente anche le liste transnazionali per l'Europarlamento sono un passo molto importante e che ci permetta proprio di sviluppare una coscienza di popolo europeo ancora prima che nazionale o legato comunque a dinamiche di un'Europa degli Stati. Secondo te in questo momento quanto è importante l'Europa, anche visto quello che sta succedendo in Ucraina? Sicuramente l'Europa deve agire con una politica estera unica e comune, per questo è molto importante avere un confronto direttamente con Borrell, e credo proprio che se non riusciamo a far valere la nostra voce come Europa unica, come potenza, sicuramente rimarremo tutti più schiacciati e isolati, quindi è proprio importante per questo, ed è importante che se ne parli anche con i giovani. È un'Europa che sta andando in una direzione che mi rappresenterà sempre di più. Credo che sia attualmente un po' un sogno incompiuto per cui bisogna sicuramente lavorare, ma sono anche convinto ci sia buona determinazione e voglia di farlo anche dopo il Covid. Diciamo, secondo me, resi tutti conto che da soli si va da poche parti e che l'aiuto e la solidarietà reciproca tra popoli e tra istituzioni sia sicuramente fondamentale in questo. Ma io vorrei sapere appunto quanto l'Europa ha la potenzialità o l'importanza di poter abbracciare, di essere come esempio per altri paesi, anche non europei appunto, perché appunto questo modo di intendere più che uno Stato appunto tutto il mondo, se è possibile appunto anche per gli altri paesi non europei. In merito invece all'attuale situazione di crisi in Ucraina? Il ruolo dell'Europa ovviamente deve essere principalmente di mediazione, appunto cercare di mediare ovviamente sempre con le parole eccetera, e invece sul fatto che appunto si dica che bisogna intervenire con le armi eccetera, è una questione abbastanza difficile, perché ovviamente è vero che appunto le armi non sono un mezzo per fare la pace, però è
appunto è una questione difficile, perché lasciare un paese che viene aggredito senza armi è un po', non so se è da egoisti o comunque è come lavarsi le mani, appunto. È una questione abbastanza complicata. Il futuro dell'Europa passa dai giovani e da eventi come quello di questa mattina? Il futuro passa dai giovani, perché hanno più futuro che i vecchi. Sì, veramente. Guarda, le giovani non pensano alla guerra, perché la guerra non è stata mai nel suo immaginario, no? E sembra che la pace è lo stato naturale delle cose, ma non è come qua. Allora l'Europa ha fatto la pace, è un grandissimo successo, ma non si valorizza, perché sembra naturale. Allora, qual d'altro? Che cosa di più può fare l'Europa? E penso che l'Europa deve fare una cosa molto semplice e molto difficile, è sopravvivere nel mondo globale, perché siamo solamente il 5% della popolazione mondiale, e perché hanno d'altre potere molto più grande che noi dal punto di vista demografico, una crescita economica molto più forte. E se noi vogliamo sopravvivere nel mondo dobbiamo unirsi di più, perché siamo troppo piccolo. Questo penso che è il messaggio importante per la giovinezza. Giuseppe, cosa dirà ai 310 studenti che oggi sono qui ad ascoltarla e che vorranno anche sapere la posizione dell'Europa nei confronti dell'Ucraina e se sia giusto mandare o meno le armi? E dobbiamo continuare a aiutare l'Ucraina. Questo paese è stato un'invasione, ha sofferto un'invasione. Gli ucraniani sono in guerra, sono i nostri amici. Abbiamo con l'Ucraina un grande compromesso, abbiamo un association agreement, il più grande che abbiamo con nessun paese nel mondo. Allora dobbiamo aiutare l'Ucraina e dobbiamo fare pressione alla Russia economica. Certamente, perché non seriamo parte della guerra. Mi sembra elementare, non capisco perché la gente dice che non dobbiamo aiutare l'Ucraina. Se non l'aiutiamo, allora qua. Il ministro degli esteri dell'Europa, così tutti possono capire qual è il suo ruolo, Borrell, è davvero un amico di Firenze e della Toscana. Ricordiamo che è stato per 3 anni, una decina d'anni fa, proprio qua come direttore dell'Università Europea. E il ruolo che a poco poi ha raggiunto quando ha svolto le sue funzioni in Spagna lo ha portato a essere designato dal governo spagnolo nella Commissione, e nella Commissione Europea svolge questo ruolo così centrale, fondamentale come oggi quello degli affari esteri, e voi capite nella vicenda ucraina cosa significa la sua voce. Abbiamo parlato a lungo e ci siamo resi conto della determinazione che vi è nella Commissione Europea e quindi nei vertici dell'Europa a stare accanto al popolo ucraino, vivere la solidarietà, creare le condizioni perché tutti e 27 paesi dell'Unione Europea possano sostenere la politica delle sanzioni e la politica di aiuto a un popolo che in questo momento è un po' lo scudo dell'Europa. Penso che la Commissione ha lavorato tanto in questi 2 anni, ci siamo dati un'identità, abbiamo fatto un grande percorso insieme, però questa festa dell'Europa deve secondo me rappresentare in questo momento un punto di partenza, non una celebrazione, ma cercare attraverso l'ospite che è oggi qui ad ascoltarci, ma soprattutto a rispondere alle domande dei nostri ragazzi, possa darci quello che sarà l'indirizzo e il futuro dell'Europa. Questa giornata dedicata all'Europa per noi è importante anche perché cerca di raggiungere un doppio obiettivo che come Commissione per le politiche europee del Consiglio regionale della Toscana ci siamo dati, ovvero ridurre le distanze tra le istituzioni centrali e i nostri territori e poi dare protagonismo alle giovani generazioni. Credo che grazie alla straordinaria disponibilità dell'alto rappresentante Borrell di interloquire, dialogare, rispondere alle domande delle ragazze e dei ragazzi, credo che insomma, si scriva una pagina, noi ci auguriamo bella,
che non è un punto di arrivo, ma è l'avvio di un percorso che noi insieme al Consiglio regionale, ringrazio il Presidente Mazzeo e insieme al Presidente della Giunta Giani, che voglio citare come sempre attento a tutte le nostre proposte, noi come Commissione delle Politiche Europee, con un dibattito a più voci, che è il nostro bene più prezioso, cercheremo di proseguire su questa linea.